Grazie Presidente, credo che i colleghi e le colleghe si sono espressi in maniera chiara e esaustiva, diciamo, rispetto all'argomento. Mi preme solo sottolineare quindi testimoniare ai colleghi che erano presenti in commissione la qualità del dibattito che c'è stato in commissione, grazie anche ovviamente agli invitati che abbiamo avuto piacere di ospitare nella seduta, i giudici titolari Manzone e Granotto. No, adesso mi sfugge il cognome della Granotto, scusate, sì. E che hanno contribuito sicuramente ad alzare il livello, diciamo, la qualità della discussione. Quindi penso che questa sostanzialmente poi sia stata rappresentata la città anche nell'ambito del Comune di Pordenone, in questo caso dell'ambito 6.5 dell'introduzione di questo albo, e altra cosa importante dello sportello unico per l'aiuto agli istituti di sostegno presso il Tribunale, e quindi anche in seguito alla positiva esperienza unica peraltro in provincia di Pordenone, che è quella di San Vito a Tagliamento. Ecco, mi premeva sottolineare questi aspetti perché sono stati più volte ripresi dagli ospiti che abbiamo avuto in commissione, abbiamo fatto una buona discussione, quindi spero che anche in futuro ci sia questo tipo di atteggiamento, di clima, che poi può necessariamente, sarebbe importante, a questi voti unanimi, perché c'è la consapevolezza e la convinzione che questi strumenti che si mettono, diciamo, in aiuto alle famiglie, alle persone con difficoltà più o meno grave, di avere, diciamo, un istituto di sostegno, ovviamente sempre più di qualità in questo caso, perché i tempi, le difficoltà, le condizioni eccetera sociali porteranno ad impegnare, e quindi chiaramente ci sarà anche un'opera di informazione sul territorio, come abbiamo chiesto anche per l'altra deliberazione, perché questo è uno degli aspetti, no? Quando si implementano strumenti così importanti, è altrettanto importante che ci sia l'informazione ai cittadini e al territorio, proprio perché poi questi strumenti vengano utilizzati al meglio. Quindi grazie agli ospiti e a quelli che hanno contribuito alla discussione.